Ciao ragazzi, benvenuti a Italian Globetrotter. Oggi parleremo di Norvegia ed avremo collegato con noi Cristina, che vive là da 5 anni. Ciao Cristina, ci sei? Ciao. Come stai? Bene, bene, tutto bene. Tu come stai? Bene, grazie. Com'è oggi lì da te in Norvegia? Orribile. Orribile. Fa freddo, ci sono stati 10 gradi, credo. È un piacere averti ospite qui con noi a Italian Globetrotter. È un piacere essere ospite sul vostro canale, grazie mille di avermi invitata. Grazie a te. Senti, prima di parlarci un po', diciamo, della tua esperienza lì in Norvegia, presentati un po', parlaci un po' di te, dici un po', insomma, la tua storia, da dove vieni, il tuo retroterra e cosa, insomma, facevi anche in Italia prima di, diciamo, di decidere di partire, di trasferirti. Ecco, così ti conosciamo un pochino meglio. Mi chiamo Cristina, ho 32 anni e sono in Norvegia da 5 anni, mi sono trasferita nel 2016. Ho sempre vissuto in Italia, sono originaria della provincia di Bergamo, quindi nata e cresciuta sempre nello stesso paesino. Ho studiato lingue, praticamente sempre a scuola, lingue straniere fin dal liceo e poi ho proseguito con lingue anche in università. Non ho mai studiato norvegese, tra tutte le lingue che ho studiato, il norvegese è proprio l'unica che non ho mai preso in considerazione. No, in realtà l'avevo anche presa in considerazione poi per studiare all'università, poi ho cambiato idea e quindi parlo un po' tante lingue straniere che ho studiato prevalentemente a scuola e il norvegese invece l'ho imparato da sola quando ho deciso di trasferirmi. Mi sono trasferita praticamente quasi subito dopo la laurea, nel senso che mi sono laureata, poi per qualche mese ho fatto dei lavoretti, insomma, per racimolare un po' di soldi perché comunque già avevo deciso di partire. L'idea di trasferirmi all'estero io ce l'ho sempre avuta, ho sempre avuto un po' questa idea di voler viaggiare, vivere in altri posti, mi mette proprio ansia l'idea di vivere nello stesso posto tutta la vita, quindi non è stato dato dal fatto oh mi fa schifo l'Italia, no, anzi. Stavo in realtà per trasferirmi in Giappone quando il mio ragazzo ha trovato un contatto di lavoro per venire a lavorare in Norvegia e quindi dovendoci spostare praticamente nello stesso momento abbiamo pensato che avrebbe avuto più senso spostarci insieme, sarebbe stato più facile per tutti e due e saremmo stati anche un po' più vicini a casa, insomma rimanere in Europa sarebbe stato certo, Giappone sommato conveniente, lontano. Sarebbe stato più difficile, insomma essendo più lontani comunque. Perché difficile ti sa anche tornare. Giappone, sì. L'ho studiato in università, me lo sto dimenticando perché è talmente tanto che non lo ascolto, non lo parlo, non lo uso, ogni tanto magari parlarlo qua, certo. E il norvegese invece l'hai imparato lì quello? In realtà abbiamo iniziato a studiarlo 5-6 mesi più o meno prima di trasferirci, da che abbiamo deciso poi comunque c'è stato tutto un iter di pianificazione, eccetera, quindi ci è voluto un po' qualche mese. E sapendo che comunque venendo in Norvegia, sapere il norvegese ti apre tantissime porte, loro qua parlano benissimo anche l'inglese, però se vuoi proprio inserirti nel mondo del lavoro, il norvegese diciamo obbligatorio praticamente, certo. Quindi siamo voluti un po' portare avanti a tempo perso, nel tempo libero, un po' dopo il lavoro, magari nel weekend studiavamo un po' e quindi abbiamo cominciato a pararlo un po' prima, poi vabbè il salto di qualità ovviamente ce l'abbiamo avuto quando siamo arrivati chiaramente. Insomma, poi imparare a una lingua sul anni posto la cosa. L'avete imparato sì. Ormai, sì, dai. Sì, ormai lo usiamo tutti i giorni al lavoro, non dico che lo parliamo come l'italiano, però insomma ci arrangiamo bene. Ciao ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. Ciao! E che lavoro fai te oggi in Norvegia? Adesso faccio un insegnante di lingue, inglese e spagnolo, e sto frequentando un corso di 2 anni universitario, perché per insegnare in Norvegia sono necessari, obbligatori a qualsiasi livello di insegnamento, qualsiasi livello di scuola, dei crediti in pedagogia che io non avevo dalla mia università in Italia, perché ho studiato lingue straniere. Mi è toccato università. E quindi mi è toccato... Ancora? Ancora studiando? Stai ancora ho studiando? Fatto un anno e mi manca il secondo, il prossimo. Ah, okay. Ma lì la situazione lavorativa è buona? Cioè, nel senso, si trova bene il lavoro per chi magari ecco, è interessato? Il lavoro ce n'è assolutamente, è difficile non trovare in Norvegia lavoro, cioè qualcosa si trova. Anche se uno non ha voglia la lingua? Allora, non sapendo la lingua è un po' più difficile, quantomeno bisogna sapere almeno l'inglese, cioè almeno qualcosa di base, perché comunque se vuoi comunicare con le altre persone, certo, un minimo con i colleghi, con i capi, non so, con gli eventuali clienti, qualcosa devi saper dire. Però sì, si trova, diciamo ambiti in cui non è per forza obbligatorio, super richiesto il norvegese, pulizie, camerieri nei ristoranti, specialmente se...
Sì, i ristoranti sono gestiti non da norvegesi, è molto più semplice trovare anche non sapendo la lingua. Infatti ci sono un po' di ristoranti di pizzeria Trondheim gestiti da italiani, molto molto buoni tra l'altro. Molte volte i camerieri che non parlano norvegese hanno una targhetta con scritto parlo solo inglese, ad esempio. Ah, ok. E io tutte le volte gli parlo in norvegese Bollato perché non la vedo, non ci faccio caso e comincio a parlargli in norvegese. E questi, eh no, io non parlo norvegese, ups, sempre questa figuraccia. Però sì, si trova. Oppure un lavoro che va tantissimo ultimamente perché stanno proprio ampliando la produzione nell'industria del pesce. Lì ok. assolutamente non gliene frega niente se non parli una parola di norvegese, non è assolutamente un problema, Manodopera, è prendono veramente vero. chiunque. È un lavoro molto pesante, però è anche molto ben pagato. E te ho capito che quindi vivi a Trondheim? Non Trondheim città, nella zona, sono una zona un po' più isolata. Abbiamo vissuto a Trondheim 3 mesi all'inizio quando eravamo arrivati e poi ci siamo trasferiti più vicino a dove lavoravamo. È più facile trovare, diciamo, lavoro più nelle città o anche fuori? Sì, no, nelle È più città facile. assolutamente più facile, anche perché comunque la Norvegia non è proprio come l'Italia, che se non sei in una grande città, ci sono delle cittadine abbastanza grandi, Ok, ci sono non c'è città niente. grosse e poi il nulla. Nulla, eh. Posti isolati, paesini, magari anche molto lontani tra loro, quindi volendo si trova, però sono lavori abbastanza di nicchia. E questi qui nell'industria del pesce, ad esempio, sono sempre in posti abbastanza isolati, però se si vuole lavorare nel turismo, in qualche ufficio, diverse cose, ospedali, non so, tantissimi vengono a fare gli infermieri in Norvegia, ad esempio. Ovviamente nelle grandi città è molto più semplice. Immagino che fuori ci sia poco, a parte le città. C'è poco, sì, c'è poco. Quante città ci sono lì un pochino più grandi? Allora, in Norvegia diciamo che Oslo è la più grande, ovviamente la capitale sono circa 2 milioni di abitanti, la seconda è Bergen, poi c'è Trondheim già è molto più piccolina, sono credo 300.000 abitanti se non ricordo male, Kristiansand credo sia la quarta o la quinta, Stavanger, queste sono quelle un po' più grosse e poi ci sono delle cittadine ma che proprio Vai là, sì. gravitano attorno alla città e poi paesini, Bodo più a nord, Tromso, basta, penso di avertele dette tutte. E sempre per quanto riguarda il lavoro, te che magari hai anche un paragone con l'Italia, gli stipendi sono più alti anche paragonati poi al costo della vita e tutto, cioè sono stipendi Sì, buoni? io calcolo come insegnante guadagno un po' più del doppio di un insegnante italiano, tra l'altro di un insegnante quasi a fine carriera, non all'inizio, e io qua sono all'inizio. Ho iniziato da 2 anni e mezzo, cioè sono proprio all'inizio, inizio. Oltretutto io con questo fatto che non ho l'abilitazione per essere insegnante, io prendo anche uno stipendio ulteriormente inferiore Anche meno, ai miei colleghi di pari livello, quindi cioè certo. quando io avrò lo stipendio pieno farò molto più del doppio che un insegnante normale. Il mio ragazzo fa l'ingegnere, anche lui è un po' più del doppio di un ingegnere in Italia. Poi si rapporta anche al costo della vita, chiaramente. È un po' più alto rispetto a qua. Nel senso che alcune cose sì, sono un po' più alte. Allora, in Norvegia la grande discriminante sul costo della vita sono i costi di importazione. Cioè, non Ok. essendo parte dell'Unione Europea, la Norvegia è comunque negli accordi di Schengen, però non fa parte dell'Unione Europea, tutto quello che deve passare la dogana è tassato del 25%, se non ricordo male. Poi possono esserci alcune percentuali diverse per alcuni tipi di prodotti, però diciamo che all'incirca di media la maggior parte dei prodotti dovrebbe essere sul 25%. Quindi diciamo che il costo della vita è circa il 25% più alto che in Italia. Però onestamente io quando faccio la spesa al supermercato, bene o male, quello che spendo qui è quello che spendo in Italia, poco di più. Ci sono magari prodotti meno di qualità, cioè se voglio trovare prodotti della stessa qualità che trovo in Italia, a parte che magari non si trovano, però quelli costano abbastanza di più. Però se devo prendere una confezione di pasta, sugo, della frutta, della verdura, bene o male, il prezzo è quello lì, non varia di tanto. Automobili costano un pochino di più, però anche lì siamo sempre sul 25%. 5, massimo 30% in più, non sono cose stellari. Case, affitti costano un po' di più, magari nelle grandi città. Quello che spendevo a vivere in Italia, spendo più o meno qua, nella Cavolo, grossa. è buono perché insomma un doppio dello Sì. stipendio e poi magari anche prospettive migliori, giusto? Più Sicuramente. vuol dire Quello che costa che. molto qua sono gli extra: uscire a cena, andare al cinema, bere qualcosa fuori. Una birra tranquillamente la paghi magari 8-10 euro. In generale hanno una tassazione molto bassa. Non è bassissima, non è neanche esageratamente alta. Tasse normali, ad esempio, su uno stipendio si aggirano su, poi vabbè, ci sono detrazioni di tanto tipo, non so se hai la casa di proprietà, se hai il mutuo, se hai figli, cioè ogni cosa poi ti conta nel calcolo delle tasse, però diciamo se non hai nessuna detrazione particolare, un 30.
qualcosa per 135. So che è molto più facile qua aprire un'attività, ma a livello di tasse non, adesso percentuali precise non le so, però qui è abbastanza facile aprire un'azienda. Come burocrazia è anche abbastanza alto, abbastanza snello. Tutto su internet, adesso aprire un'azienda non lo so, però anche semplicemente la burocrazia a livello personale di una persona normale, io sono dovuta andare veramente poche volte di persona, proprio solo le prime volte a farmi vedere. Ciao, sono arrivata. Firmo qua, basta. Poi la firma digitale, fai tutto con quello. Per me è stato, diciamo, un po' complicato, tra virgolette, perché ero nuova arrivata in Norvegia, no? Quindi all'inizio sì, c'è sempre qualche scoglio un po' da superare a livello di burocrazia, però poi una volta che hai il loro codice fiscale, la firma digitale, poi va tutto liscio, non ti fai mai più vedere da nessuno, fai tutto online. E senti, per quanto riguarda la popolazione, loro come sono, ti volevo chiedere se anche rispetto magari agli stranieri o comunque agli italiani in particolare pregiudica. Io devo dire che prima di trasferirmi pensavo, sapevo per sentito dire che norvegese, comunque in generale, le popolazioni nordiche sono super freddi. Assolutamente no, sì, sono molto gentili, tanto per cominciare, molto educati, rispettosi della privacy altrui, dello spazio personale altrui, quello sì, non sono magari fisici come noi italiani, ti si buttano addosso, ti abbracciano, no? Mille baci, mille abbracci, però assolutamente non sono persone fredde. Sentivo anche, ah, è super difficile fare amicizia con i norvegesi. Nì, dipende da persona a persona, cioè anche qui ci sono quelli un po' più freddi che stanno sulle loro e quelli che sono super espansivi. Poi se tu trovi comunque qualche interesse in comune, qualche hobby in comune, loro per esempio piace tantissimo stare fuori, passeggiare nella natura, cioè loro subito dopo 2 giorni che ti conoscono, ah sai, vado a fare questo weekend nella baita, vieni anche tu. Andiamo a fare un barbecue, ma ci Ah, sono 5 invitano gradi. così, Sì, eh. ma infatti ci sono già 5 gradi. Quindi diciamo, hanno un modo di socializzare, di stare insieme diverso dal nostro. Magari è più facile che ti invitino a fare sci di fondo piuttosto che a bere un caffè. Cioè, è facile secondo me per un italiano fare amicizia con un norvegese perché bevono tantissimo caffè. Quindi già gli offri un caffè, loro sono contenti. Vabbè, non è il caffè italiano, però se uno si adegua, pizza ne mangiano a vagonate. Gli piace tantissimo il calcio. Sono uguali a noi in questo, direi. Calcio un po' penso da tutte le parti, però. Un po' dappertutto, però io non mai avrei immaginato fossero così fissati. Infatti, ho dei colleghi che ogni tanto mi chiedono: ah, ma no, sai, stasera gioca l'Italia, ma non lo sapevo. Ok. Pregiudizi, anche lì dipende molto da persona a persona. In generale, non posso dire che sono un popolo razzista, perché comunque anche per loro cultura sono, come dicevo, sono molto rispettosi degli altri, quindi ci tengono veramente tanto a non mettere gli altri in una posizione di disagio, non essere esplicitamente maleducati. Quindi anche quando si verificano magari degli episodi in cui magari non includono proprio gli stranieri, non è mai una cosa esagerata, esplicita, evidente, è sempre una cosa un po' più sottile, no? Diciamo che nelle città, secondo me, sono molto più aperti, le città famose, Sì, grosse che ti ho citato grandi, prima cioè. e sono molto internazionali, specialmente Oslo. Vabbè, Oslo è super internazionale. Cioè, se dovessi dire una città che non è Norvegia, è Oslo proprio. Però nei paesini, nei posti isolati, c'è razzismo addirittura tra di loro. Ho dei Ah, addirittura. colleghi, degli amici che da qua vanno a lavorare su turni ogni tot settimane, in isolette al nord, molto a nord, li trattano come se fossero venissero da un altro pianeta. È assolutamente impossibile, non ti parlano neanche, non ti guardano in faccia, ti trattano male. Addirittura. Nei posti isolati sono molto molto chiusi, però nelle città, ad esempio quando vado in università, è un ambiente molto internazionale, molto multiculturale. Anche sul lavoro questo, o magari tendono più a far lavorare la gente del posto e lo straniero magari, insomma, forse Allora, di quel posto dopo. c'è una storia interessante riguardo a questo fatto. Più persone mi hanno detto, in effetti l'ho notato anch'io quando cercavo lavoro all'inizio, che un buon modo per riuscire a ottenere un posto di lavoro in Norvegia, comunque un colloquio, è quello di cambiare nome, avere un nome che suoni più norvegese sul curriculum. Addirittura.
È vero, è vero, è vero. Dovresti legalmente cambiare nome se hai l'opportunità e avere un nome più norvegese. Li cestinano Dal nome, vedono il nome, via. dal nome, non lo leggono neanche. Tu puoi essere stra più qualificato di tutti gli altri che hanno mandato il curriculum, ma loro non prendono neanche, lo buttano via. E così è successo a me e ad altre persone. No, non tutti ovviamente sono così, però è una cosa abbastanza diffusa. Oltre al fatto che poi bisogna saper parlare il norvegese, ma alcune volte non basta neanche quello se non hai il nome giusto. Per quello dicevo, se ci sono degli episodi di razzismo simili, sono molto impliciti, molto nascosti, non facili da Non plateali, evidenziare. non troppo eccessivi, certo. Però, Esatto. insomma, già da queste cose un pochino un nome, che nome si dovrebbe mettere? Qualsiasi cosa che finisca con son, penso che sia normale, comunque un po' dappertutto, voglio Sì, è dire. brutto, però lo facciamo Però anche noi qua, eh. Purtroppo è una cosa assolutamente, brutta, però, che lo certo. straniero non si sente comunque accolto. Quando succede in un paese nordico dici: caspita, ma sono così avanti nelle lotte per i diritti di tutti, no? Per la libertà di espressione, tutto quello che vuoi, e poi ci sono questi episodi qua. Tutto il mondo è paese. Te hai notato una grande differenza di cultura tra noi e loro? E su alcune cose sì, Sì. perché comunque, già come dicevo prima, semplicemente il fatto di socializzare, cioè come socializziamo noi, come lo fanno loro, da noi è una cosa normalissima vedere sia in estate che in inverno gente in giro, magari a gruppetti fuori dai bar, fuori dai ristoranti, fuori dalle Certo. discoteche, ma anche soltanto gente che va in gruppo a farsi una passeggiata, a perdere tempo in giro a camminare per il centro, per la città, sul lungomare, dove vuoi, no? Qui no, la gente, cioè, è anche normale, voglio dire, il clima è evidentissimo che non si potrebbe fare la stessa cosa qui, però è stranissimo, cioè io i primi tempi mi ricordo, adesso mi sono abituata, però i primi mesi mi ricordo che andavo in giro per Trondheim, tra l'altro, che è la terza città per grandezza e popolazione di Norvegia, non è un paesino. Io vedevo la gente in giro che si capiva che andava dal punto A al punto B, non in giro a farsi una passeggiata. Il loro modo di passare del tempo fuori e stare nella natura, a fare sci di fondo, passeggiate nella neve, pattinaggio su ghiaccio, magari riescono a farsi una passeggiata anche se ci sono 4 gradi, il vento a 30 km all'ora e la pioggia. Certo, perché poi alla fine se il clima è quello e vogliono fare D'altronde. qualcosa lo fanno anche se è freddo. Poi sul cibo c'è completamente tutta un'altra cultura. Cioè non, tra l'altro, ne parlavo qualche giorno fa sul mio canale con un ragazzo norvegese che vive in Italia, proprio la situazione Ah. opposta alla mia, e discutevamo di come i norvegesi non diano importanza al cibo. Cioè, un italiano si mette a tavola con gli amici, con la famiglia, magari dopo aver cucinato 5 ore e ancora parli di cibo, no? Cioè, ti metti a Sì. tavola e parli di quello che stai mangiando, di quello che hai cucinato, il vino, e com'è, come non è. Loro invece mangiano per sopravvivere sostanzialmente, per non avere fame. Tornano a casa, si scaldano, buttano nel microonde qualcosa di pronto, di precotto, e così non fanno magari tanto caso alla qualità del cibo. Ti volevo chiedere appunto anche questa cosa del cibo, perché pensando comunque a un paese freddo così a nord, mi domando, no? Magari, forse se lo domanda anche qualcun altro, se lì è facile Sicuramente. trovare magari cibo di qualità, noi che siamo magari abituati, soprattutto ora che è estate, a mangiare tanta frutta, tanta verdura fresca, chi ha l'orto, chi ha l'orto del nonno, del babbo, no? E chi se lo fa anche da sé. Lì è facile trovare queste cose come cibo di qualità e anche frutta e verdura fresca. No. No, frutta e verdura non ci siamo proprio. No. No, allora c'è tutto Ah. perché, ad esempio, è un mese e mezzo penso che abbiamo l'anguria al supermercato. Ho comprato le ciliegie l'altro giorno, sono anche buone, tra l'altro, stranamente, però per la maggior parte è di importazione, frutta e verdura. E oltretutto, adesso dovrei vedere bene, fare caso, la prossima volta che vado in città, proprio guardare bene al supermercato, però noi che siamo in un posto un po' più isolato, abbiamo avuto più volte la sensazione che la frutta fosse stata, se non congelata, tenuta a una temperatura estremamente bassa, perché era strana e ci è andata male dopo un giorno o due. Una cosa che non sopporto è veramente la qualità degli affettati qua. Ah, Io credo che qui siamo da fatti con la italiana sei plastica. abituata agli affettati qua. Io, cioè, a me piace mangiare, sono di bocca buona, però diciamo, mangio un po' tutto quello che c'è, nel senso non faccio più tanto la schizzinosa, no? Ma gli affettati.
il prosciutto cotto è la cosa peggiore. Cioè, veramente, se venite in Norvegia, non mangiatelo prosciutto cotto. Ecco. Non mangiatelo. Se No, andate in una prosciutto cotto. pizzeria, in un ristorante gestito da italiani, sì, perché lì, per carità, come dicevo, nei ristoranti a Trondheim gestiti da italiani, c'è qualità top, stellare, ma quello che mangiano loro, che compro al supermercato, no. Ma è roba loro? Cioè, questi prosciutti che fanno, sono prosciutti che fanno loro o li prendono da, li importano? Non sai. Non ne ho, non... Sicuramente non dall'Italia, pensa, perché No, no, no. I prosciutti più di bassa qualità che ho visto in Italia sono meglio. sono meglio dei prosciutti più buoni che ho visto qua. Dopo magari trovi il prosciutto crudo di Parma o quello magari spagnolo, cose un po' ricercate, però cioè, sono veramente cose che ti costano 4 fette, 7 euro e non sto scherzando, cioè quello che ho pagato per un prosciutto di Parma. Però poi vabbè, magari hanno dei loro salami di renna, di alce, di pecora, cose un po' strane Ah, così, che senti. sono anche buoni. Buoni? Ah. Sì, sono particolari, se piace il genere ovviamente sanno molto di selvatico, però Selvatico, come certo. dicevo mangio tutto, quindi basta che stia fermo abbastanza davanti a me io lo mangio, però no, il prosciutto cotto è una cosa scandalosa, veramente da galera. Sì, no, io ve lo dico, cioè, mangiatelo se avete voglia di farvi due risate, mandare qualche video agli amici su Instagram, guardate che schifo. Formaggi ne hanno tanti, dei loro, insomma, magari la quantità e qualità, cose ricercate come possiamo avere in Italia, però su quello non posso lamentare. Pesce sì, vabbè, anche lì Pesce. non la quantità esagerata di pesci che abbiamo in Italia, Però cioè il magari un branzino, l'orata, salmone, queste cose, no, avevamo i mai pesci visti, sì. loro. No, oddio, nei supermercati più grossi abbiamo visto anche le orate, i branzini, il pesce spada, però qui da noi trovi merluzzo, diversi tipi, mille tipi di merluzzo, mai saputo che ce ne fossero così tanti, salmone, e tra l'altro loro proprio, cioè, sull'industria del pesce ci vivono, penso che guadagnino più dal pesce che dal petrolio, capesante. Ci sono alcune zone tra questa zona di Trondheim più a nord, le capesante così buone non le ho mai mangiate, buonissime, enormi, super saporite, super dolci, su quello devo dire Certo, sul nulla veramente pesce da lamentarmi, sarà un assolutamente punto di no. forza. Sì, astici, aragoste, gamberoni, gamberetti, carne norvegese è abbastanza di buona qualità, usano pochi antibiotici anche, quindi veramente buona. Usano tanto, specialmente verso Natale e sotto Pasqua, agnello, pecora, carni un po' particolari, cervo in alcune zone, li allevano, li cacciano, renne. È più a nord quello, è più a nord oppure nelle montagne vicino alla Svezia. La carne di alce è molto particolare, non è speciale, è buonissima, però insomma, da provare. E te senti con il clima, come ti trovi te? Lo sopporti il clima che è lì? Sì, benissimo. Piango solo 2 volte al giorno. No, allora, calcola che io arrivo dalla pianura padana comunque, quindi cioè, sì, sono italiana, però non è che sia cresciuta in Sicilia, quindi diciamo che il problema non è tanto l'inverno, almeno qui nella mia zona non è così tanto freddo come in altre zone della Norvegia, quindi è più che sopportabile secondo me. Poi io non sono una che patisce particolarmente il freddo. Oltretutto non è un freddo super umido, quindi se ti copri un po' bene hai magari l'accortezza di mettere qualcosa di lana sotto i vestiti, cosa che io non ho mai fatto, cioè io metto roba di lana o termica solamente quando vado proprio fuori a camminare nella neve, se no io se devo andare a lavorare mi vesto normale, vabbè. Però qua hanno l'abitudine proprio di mettere i sottopantaloni o le Ah, sottomaglie ok. tecniche. Che temperatura raggiunge lì? Da me il minimo che raggiungiamo è meno 5, Ah, meno ok. 10 proprio se fa tanto freddo. Percepita dal momento che c'è sempre tanto vento qua, meno 20. Il vento ti fa percepire la temperatura Certo, più di più. bassa. Il problema è che l'inverno, il periodo freddo, dura tanto. Comincia a fare freddo molto prima che in Italia e finisce molto dopo. Calcola che a aprile, inizio maggio ancora avevamo giornate di nevischio. 0 gradi, 2 gradi a inizio maggio, onestamente anche no. Anche no. Quindi il problema è un po' quello. Ed estate, soprattutto a sud, è abbastanza umana, nel senso ci sono tante giornate di bel tempo, il sole, magari
con poco vento, temperature anche abbastanza alte, arrivo anche a 30 gradi al sud tranquillamente. Ah, cavolo. Non è la norma, non 3 mesi, chiaramente. La media magari è sui 20-25. Da me, d'estate, nelle belle giornate, 15 gradi. Abbiamo avuto punte di 25-30 in 5 anni che sono qua, 4 volte, credo. Ok, cioè le posso contare proprio. Però già quando ci sono 15 gradi, non c'è il vento, c'è il sole, devo dire una temperatura onesta, perfetta, si sta tranquillamente in mezze maniche, pantaloncini, sta benissimo. Però capita a luglio, giornate con 5 gradi, il vento e la pioggia. Poi piove spessissimo qua, cioè questa è proprio una zona molto piovosa. Più a nord magari piove un po' meno, però fa molto più freddo. Ma poi penso che dipenda tanto anche dall'umidità. Qui da noi si sente tanto il caldo d'estate e il freddo d'inverno perché Per è molto l'umidità, umido. Quindi sì. già anche se c'è qualche grado sopra lo zero, qui sembra un freddo cane. Magari Esatto, non è. sì. Quindi penso che insomma si sopporti meglio, no? Se è più secco come da voi. Qua dico anche con 0 gradi, magari se è una giornata un po' col sole, vado in giro col piumino aperto, faccio una camminata magari di mezz'ora, mi viene caldo, slaccio il piumino, tolgo la sciarpa. Il problema qua è il vento, ma tante zone in Norvegia, comunque sì, tutte quelle sulla costa un po' sono ventose. Bergen è molto umida, ecco, mi ho fatto una vacanza 3 giorni a Bergen quest'autunno, mi sembrava di essere tornata nella pianura padana. E senti, cos'è che si fa lì? Come passate voi le vostre giornate, le vostre serate, a parte il lavoro, certo? Allora, spesso fanno molte feste in casa. Diciamo che un po' loro quando fanno festa hanno quest'idea che per fare festa devi bere tanto. Quindi che sia un'uscita al bar, solitamente periodo di stipendio, ci si trova al bar, io offro un giro, tu offri un E altro, ci via. si ubriaca. Insomma, feste in casa oppure, come dicevo, uscite nella natura. Cioè, tantissime volte magari ti invitano a fare il barbecue in giardino, sul lago, ma anche d'inverno, passeggiate nella neve, sci di fondo, va super tantissimo. Super tipico nei weekend, perché ce l'hanno praticamente quasi tutti, andare nella baita, può essere in montagna come sul mare, si chiamano hitta. Come dicevo, il loro modo di socializzare è un po' più stare nella natura. 5-10 minuti con la macchina dalla città, sei nel bosco, c'è 1.000 laghi. Poi, come dicevo, tutti hanno la barca, quindi se il meteo lo consente, gita in barca, si va a pescare, si va a fare un giro con la barca. Immagino che anche ora, essendo l'estate lì, praticamente sempre giorno usciranno tanto di più anche la notte. Sì, ci raccontava un collega del mio ragazzo che lui vive a nord, oltre il circolo polare, e loro andavano a fare queste gite di pesca con la barca e magari tornavano a casa, sono le 4 del mattino, non me l'ho accorto. Ma questa cosa del tanto buio d'inverno e tanta luce d'estate, il fisico, anche te che sei abituato all'Italia, ne risente oppure Molto, sì. Va molto da persona a persona, nel senso che c'è chi subisce tanto il troppo buio in inverno, cioè non è solamente il fatto che ci sia buio, ma la mancanza di luce proprio ti fa produrre meno vitamina D, quindi c'è tutta una serie di conseguenze sul fisico, no? Sulle ossa, sull'umore, per quello anche che qua tendenzialmente hanno magari un po' più problemi di depressione, eccetera. Poi anche il fatto che venga luce tardi la mattina e venga buio presto la sera, e cioè il tuo corpo proprio è pronto sempre a dormire. Io in inverno sono sempre abbastanza, non stanca, però un po' mezzo addormentata, non sono proprio super reattiva, specialmente nei mesi proprio centrali dell'inverno, no? Diciamo dicembre, gennaio, sono sempre un po' così, ma un po' tutti. Però io devo dire che subisco molto di più la troppa luce in estate. In inverno magari ti svegli un po' anche con la luce artificiale, no? Non c'è modo, però creare il buio non lo puoi creare. Poi sì, vabbè, ci sono le tende oscuranti, tutto quello che vuoi, però già loro non hanno imposte, tapparelle, griglie, niente. Dove Perché, servono non ci sono. esatto, è difficile, no? Non riesco a dormire. Sono sveglia, ma stanca perché non ho dormito, quindi accumulo, accumulo, accumulo sonno. Infatti, avevo cominciato a prendere la melatonina, si Eh fa sì, quello che si può. bisogna un po' aiutarsi con vitamina D, Es sicuramente esatto. nell'inverno, D'inverno prendono quella, in estate perché è prendono la fondamentale, melatonina, certo. non smettono mai di impasticcarsi poi. Senti, domanda importante secondo me per chi si vuole trasferire lì. A livello di sanità com'è e se è un paese sicuro, nel senso di delinquenza, eccetera, Criminalità. criminalità, eccetera. Ecco. Allora, sanità È buona, privata la sanità molto lì? buona direi, pubblica, Pubblica, ah, ok. sia pubblico che privato. Funziona nel seguente modo, diciamo, penso a chi vuole trasferirsi. I primi mesi, se ancora non hai ottenuto il loro codice fiscale norvegese, usi la tua tessera sanitaria Ok, italiana, quella quindi italiana.
so, ti capita l'imprevisto, devi andare dal medico, devi andare al pronto soccorso, lasci i dati della tessera sanitaria, poi loro inseriscono tutto nel sistema e va tutto registrato sul sistema sanitario nazionale. Mentre invece una volta che tu ottieni il loro codice fiscale norvegese, sei per la sanità, come un norvegese vero, ti viene assegnato un medico di base nel tuo comune, nella tua zona, e se hai bisogno di qualsiasi cosa vai dal medico di base e poi eventualmente ti manda lui, ti indirizza dallo specialista, vai in ospedale, qualche clinica, adesso dipende. Si paga per queste prestazioni una sorta di ticket, Ah, come qua. sì, In come in giro. Italia. Sì. Diciamo, più o meno per quasi tutto sono sui 15-20 euro. Se hai magari qualche operazione, qualche visita un po' più particolare da fare, se loro ti prenotano lo specialista, se non è un'urgenza, se è un'urgenza puoi andare anche il giorno stesso. Vai dal medico, dalla guardia medica, dicono no, è urgente, ok, vai in ospedale, corri, te la prenotano loro per il giorno stesso, quindi se è orario di visite vai direttamente dallo specialista, se non è orario di visite passi per il pronto soccorso, lì vabbè aspetti quello che devi aspettare. Normalmente non sono i tempi di attesa che ci sono in Italia, anche perché comunque sono più strutture e meno persone, quindi voglio dire, se no fino a 6 mesi si aspetta, di solito hanno questo tempo massimo di circa 6 mesi per darti le visite dallo specialista. Una volta che hai fatto la visita, se poi la cosa deve proseguire, devi fare magari un'operazione o qualcosa di questo genere, ancora è un tempo massimo di 6 mesi, possono chiamarti anche prima. Se no puoi andare in privato, ci sono le, vabbè, ovviamente se vai in privato paghi, vai subito, ci sono delle assicurazioni abbastanza convenienti, normalmente tanti datori di lavoro ti offrono un'assicurazione, te la pagano loro ed è compresa nel tuo Ah, pacchetto stipendio, nei tuoi lo stipendio, benefit. certo. Un'assicurazione privata non super costosa, magari la paghi 30 euro al mese, 300 euro all'anno, una cosa così, dipende. E con quello hai tutto gratuito. Adesso è molto accessibile comunque. Molto Dopo vabbè, ce ne sono accessibile. sicuramente di vario tipo, io Certo, poi soprattutto non con gli so per... stipendi che avete lì, magari ancora più accessibile, quindi non è un Sì, tema. assolutamente. È di qualità comunque la sanità lì, cioè nel senso Sì, sono hanno avanti. buonissime strutture, nel senso, per quello che è stata la nostra esperienza negli ospedali, ad esempio, cioè, hai magari la cameretta privata con solo il Ah, bagno cavolo. condiviso, se hai bisogno, un infermiere fisso accanto al tuo letto giorno e notte. Una cosa interessante è che qua, in posti molto isolati, è molto comune anche per cose non super gravi che venga l'elicottero a prenderti. A livello di criminalità, invece, praticamente zero. Nelle città poi è diverso, ovviamente, non si può Sì. paragonare i paesini con Oslo, però nei paesini, ma anche già a Trondheim, è molto normale che la gente lasci la macchina accesa, aperta, con le chiavi inserite, davanti al supermercato perché tanto scendo a prendere due cose, sto 5 minuti. Qua te la ruberebbero subito dopo 10 Qua, secondi. anche con te dentro. Perché dentro. Ovviamente le cose succedono anche qua, non è che... Certo. Però ci si sente molto più sicuri. Tanta gente magari da noi esce di casa senza chiudere la porta a chiave. Bambini giocano in strada, vanno in giro da soli. Cioè, come era magari da noi 40 anni fa, 50 anni Certo. fa. No? Questa è una bella cosa. Insomma, ti senti sicuro, ecco. Assolutamente, sì, ma anche girare per le città la sera da soli. Mi è capitato di andare in giro per Trondheim da sola, la sera col buio d'inverno. Mai pensato, oddio, se mi succede qualcosa, se mi segue qualcuno, se mi prendono, mi rapinano. Anzi, probabilmente la persona più pericolosa che c'era in giro ero io. Talmente sono abituata a quanto è sicuro qua che quando torno in Italia io non Devi chiudo la stare attenta porta, non perché. prendo le chiavi, ma chiudi! Ah! E qua tutto inferriate, poi che Sì. doppio, doppia mandata di lucchetti. Lì non c'è inferriata che tenga qua, lasciano la porta aperta. Brava, qui c'è inferriata che tenga proprio. Questo è molto bello perché insomma io ci guarderei se dovessi andare a stare all'estero. Voglio andare in un paese sicuro perché qui Assolutamente. comunque non è tanto vivibile, è tanto bello. Non essere padroni e neanche sicuri in casa nostra. Sicuramente uno dei punti super a favore. Io mi lamento tanto di questo posto, del meteo, il mangiare, il cibo, però si vive più che bene. Se superi alcuni scogli, poi sicuramente i vantaggi sono tanti. Questo è uno dei pro. Ti volevo appunto chiedere anche i pro e i Assolutamente. contro, ma i contro, bene o male, un po' li hai detti, penso, no? Sì. Sul meteo, sul prima Cibo, luce, cibo. clima, sì, poi vabbè, altre piccole cose, cioè questa situazione luce buio, strana, e poi vabbè, cose molto soggettive. Non sono contenta di fare shopping qua perché non trovo vestiti che mi aggradano, hanno uno stile un po' diverso, però cioè, sono cose veramente trascurabili.
trascurabili. E i pro, oltre alla qualità comunque ottima della vita, degli stipendi, eccetera. La situazione lavorativa, assolutamente, ritmi molto più rilassati, capita raramente di fare straordinario, mi è capitato addirittura di fermarmi a scuola a lavorare oltre l'orario e che mi dicessero, adesso devi andare a casa, è il Calma, calma. weekend, se vado a casa queste cose però non le faccio, non le finisco perché mi perdo a farle. I primi tempi dicevo, ma qua non lavora nessuno, cos'è che fanno? Sì, anche perché io ho ancora quell'abitudine nella pausa pranzo, nelle varie pause, quando c'è l'intervallo, non so, mettermi lì, lavoricchiare, fare qualche Certo. fotocopia, fare qualcosina. No, non rilassati, ma siediti, prenditi un caffè, ma lavori Tranquilla. sempre. No, se ti vuoi che non lavorate mai. No, si lavora al giusto. Quando hai Questo è un fatto bel il pro. tuo, basta. Però, se pensi di vivere qua tutta la vita, dover ritornare magari in qualche altro paese dove funziona diversamente, io adesso onestamente a tornare a lavorare in Italia non ce la farei mai. O anche uno che lo vuol fare, cioè ci deve pensare veramente bene perché qua è una situazione difficile, nel senso rispetto a uno che come magari anche voi lì avete trovato una realtà diversa, penso anche Sì. una sicurezza per il futuro lì, di costruire un qualcosa di importante. Assolutamente, cioè, noi siamo venuti via anche perché comunque ci siamo resi conto che forse lavorare per arrivare alla fine del mese non era proprio il nostro obiettivo a lungo termine nella vita, cioè lavori anche tanto, se devo lavoro, non, cioè, quello non è un problema, per mettervi a qualcosa. Quindi te, a quanto ho capito, sei felice lì e non torneresti in Italia? Tornare in Italia no, onestamente no, cioè se devo tornare in Italia non avrebbe senso a questo punto. Stare qua tutta la vita, come ti dicevo prima, non è che riesco proprio a pensare, oddio sì, questo è il posto in cui voglio stare per sempre. Io ho sempre un po' quest'idea comunque di muovermi, andare da qualche parte, provare altre cose. Vedremo per un po' di tempo adesso finché riusciamo a mettere qualcosa da parte, stiamo qui, magari riuscire a spostarsi in un futuro in una città un po' più grande, giusto per essere un po' più al centro dell'azione. Dover far viaggi di 15 ore per tornare in Italia, prendere 6 aerei, 1000 cose. No, certo, uno riparte da capo, no? Come avete fatto voi che siete Sì, andati lì, uno si deve ritrovare il lavoro, si deve riadattare, però insomma certo. il coraggio di andare là e di ripartire ce l'avete già avuto e avete già avuto Sì, l'esperienza, quindi no, certo, il farlo sicuramente. non vi spaventa, No, no, così il sicuro. primo, lo scoglio, la difficoltà è farlo la prima volta. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Cosa è che ti manca di più dell'Italia e che non ti manca di più dell'Italia? Ovviamente che mi manca di più, a parte famiglia e amici, che penso sia scontato, cibo, ovviamente cibo sempre, il meteo, il clima, se ti dico, mi manca addirittura il clima della pianura padana, però una cosa che non mi sarei aspettata, l'architettura, cioè mi manca andare in giro e vedere i nostri palazzi Vecchi. antichi, storici, case vecchie, veramente, quello mi manca veramente tanto. Per quanto qua le casette rosse di legno in riva al mare o nella neve siano pittoresche, cioè come l'Italia non ce n'è, che non mi manca questi ritmi pazzi lavorativi, sto stress continuo che tutti hanno addosso, il traffico, perché qua si lamentano tanto che nelle città, oddio no, io non riesco ad andare a pensare di andare a vivere a Trondheim perché mamma mia il traffico. Sì, va bene, vieni 5 minuti in Italia. Non mi manca, diciamo un po', che poi vabbè, non voglio fare tutta l'erba un fascio, però un po' la sfacciataggine, la maleducazione degli italiani. Chiaramente non sono tutti così, però cioè, qua in Norvegia, lo dicevo anche in un mio video, cioè qui non capita mai. Proprio una cosa impensabile assolutamente che una persona si rivolga per strada a uno sconosciuto, a una sconosciuta, faccia degli apprezzamenti, dei commenti, una cosa fuori dal mondo assolutamente. Quindi quello no, assolutamente. Anzi, quando torno in Italia questa cosa mi dà parecchio fastidio, quindi rispondo anche in modo molto maleducato, che poi non sono abituata. Mi è successo una volta in Norvegia, una in 5 anni. È stata proprio una cosa che ho detto, ma questi sono, cioè, sono fuori, sono ubriachi. C'è tanto più rispetto, secondo me, per la privacy delle persone in generale. Sono molto meno invadenti, poi, vabbè, come dicevo, cioè, sono quelle cose un po' quegli stereotipi, però. Sì, un po' nostre tipiche. E invece è una cosa che le mie colleghe norvegesi apprezzano molto perché mi dicono sempre: ah, ma come siete fortunate voi donne italiane? Io quando sono venuta in Italia tutti mi urlavano: ciao bella! Guarda che non è una bella cosa, eh. Non mi sentivo così apprezzata, qui non ci guarda nessuno. Sì, perché anche qui si ritorna alla cultura, no? Quindi magari anche l'approccio, anche nei rapporti è diverso, Vedi tutto un altro mondo dall'Italia lì. Se poi volete saperne di più, sulla Norvegia, Cristian
Cristina ha un canale YouTube fatto molto bene, dove dà tantissime informazioni, e anche un profilo Instagram con molti follower, appunto, dove spiega tutte queste cose. Magari andate a vederle, io lascerò qui sotto in descrizione i suoi contatti, li posso lasciare, Cristina. Assolutamente, grazie. Come si chiama il tuo canale di YouTube? Sakuri, ok. Comunque tanto io lascio qua sotto, almeno potete avere tante più informazioni e chiedere a lei. Comunque già vedendo i suoi video capirete anche tante altre cose che chiaramente oggi non abbiamo avuto il tempo, ecco, di parlare di tutto. Comunque io lascerò tutti i suoi contatti qui in descrizione. E poi vi ricordo chiaramente di iscrivervi al canale per non perdervi altri video in tutte le parti, insomma, del mondo, e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. Più che altro anche commentate, ditemi cosa ne pensate, io vi rispondo e cercherò anche di aiutarvi nel caso avete qualche domanda in base, ecco, anche ai miei contatti. Siamo arrivati alla fine di questa intervista. Io, Cristina, ti ringrazio veramente tanto per essere stata mia ospite qui a Italian Globetrotter. È stato super interessante. Anche per noi, insomma, e spero che anche per tutti quelli che vedranno questo video possano avere tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Mi ha fatto tanto piacere conoscerti, spero, insomma, di risentirti anche presto, magari in futuro, anche se andrai magari in qualche altro paese, che ne so, non si sa. Lo spero, spero proprio. Comunque vi auguro il meglio, vi mando, perché insomma anche a te e al tuo ragazzo, un abbraccione dall'Italia. Va bene, grazie mille. A te un salutone alla nostra Italian Globetrotter dalla Norvegia. Ciao Cristina, viva l'Italia e gli italiani, ciao.